Pronto? Direttore, buongiorno, buongiorno a lei, che piacere sentirla. Sì, sono arrivato appena, sì, ora in ufficio. Come dice? La sala d'attesa è gremita, è pienissima. Sì, tutto pieno. Tutti in cerca di prima occupazione. Ammazza. No, è che capirà, in questo periodo, insomma, è un po' difficile, no? Voglio dire, Va bene, sì, ma non si preoccupi, io sono qui, ovviamente, cercheremo di risolvere, è chiaro? Sì, certo. Sì, siamo qui per soddisfare le richieste dei nostri utenti, è vero. Va bene, direttore, non si preoccupi, ci penso io, sì. Buona giornata anche a lei. La saluto. Che ci venite a fare all'ufficio di collocamento ancora non l'ho capito. Non ce n'è il lavoro. È inutile che venite tutti qui la mattina, mi sedete, aspettate il vostro turno, in attesa con la speranza di trovare un lavoro. Non ce n'è. No. Anche noi personale lavoriamo sotto numero, poi qua dentro devo fare tutto io, guarda, tutto io devo fare qua dentro, questa pratica tocca a me, questa tocca a me, e questa tocca a me, e questa la devo fare io, tutto io devo fare qua dentro. Vabbè, cominciamo a lavorare così, renderemo questa giornata produttiva. Allora, vediamo questa pratica. Juve Verona 1. Torino-Napoli 1, Sampdoria-Cagliari 1, il Cruciverba, anche questa è un'attività che, ecco, allora, si mette durante il sorpasso, dito medio, si chiede entrando. È permesso? È permesso. Vediamo che non c'è Ciuvietti qua. Buonasera, io avevo. Lei si dovrebbe mettere cortesemente in fila a attendere il suo turno, quando avrà il suo turno potrà parlare. Grazie, stiamo lavorando per voi. Buonasera, io avrei... Lei si dovrebbe mettere cortesemente in fila e attendere il suo turno. Quando avrà il suo turno potrà parlare. Grazie, stiamo lavorando per voi. Il famoso Rocco del cinema. Indino, che ci entra, dove ci sta, no? Buonasera, io avrei... Lei si dovrebbe mettere cortesemente in fila e attendere il suo turno. Quando avrà il suo turno potrà parlare. E quale fila tuo padre, che non c'è Ciuvetti, quale fila tuo padre? Senta, si mette in fila, altrimenti la caccia fuori, forza. Vedi, arrivano qui con l'arroganza, la prepotenza, la maleducazione. Ehi, non spingete, uno la fiata. Scusa, donna invisibile, posso dire una cosa al signore? Grazie. Cosa fa? Lei disturba un impiegato nel pieno delle sue funzioni, stia attento, io la denuncio. Dopo con tanta gente, però io sono stato. Senta, mi dica che cosa dobbiamo fare così attorciamo la scena. Allora, signoria, si è finito il collocamento? No, l'ha detto. Chi l'ha detto? Io sono l'addetto. Non ho capito cosa hai detto. Io sono l'addetto, l'impiegato dell'ufficio di collocamento o centro per l'impiego. Ah, o centro dell'impiegato del collocamento, l'ufficio l'ha detto, io fatico. Faccia il modello. Ha detto che vuole lavorare? Faccia il modello. Se lo devo fare. E la prassi, uno viene qui, chiede di lavorare, fa il modello. Scusa. Voglio dire, forza. Fammi. Via. Ma
deve fare il modello. Deve fare il modello, intendevo, deve fare la distinta, scusa. E se non si spiega, io come devo fare a capire? La distinta devo fare. Con l'auspicio di essermi spiegato, prego, faccia la distinta. Quella pure la so fare. Si sbrighi che abbiamo un sacco da fare, okay. Forza. Questo è scemo per davvero. Senta, può chiedere al suo cervello di rientrare dallo sciopero? Ne avremo bisogno. Lei deve compilare il modulo, sa scrivere. Ah, no, ma saccio leggere però. E adesso chi glielo compila il modulo? Scusi. Ma come riesce a scrivere? No, senta, guardi, io ho studiato e ho fatto anche un concorso per avere questo posto, ha capito? Lasciamo perdere, va, lasciamo perdere, l'aiuto io. Oh, sì, perché sennò ho capito sì. Che qua perdiamo solo tempo. Va bene, generalità. Mi puntava un nonno mio che c'erano carabinieri in famiglia, ma non sa ci sarà generale però, eh? No, le ho chiesto questo, le ho chiesto di declinare le sue generalità. Subito. Prego. Io generalitavo, tu generalitavi, essi generalitanno. Egli generalito, generalito no. Egli generalitoto. Senta, buon uomo, più semplicemente, nome e cognome. No, scusa, non mi vedi? Certo che la vedi. Me sono uomo, e allora... nome e cognome, no? Perdoni, buon uomo, nome e cognome. Sì, nome Luca, cognome Catone. Tutto unito? No, staccato, per favore. Beh sì, effettivamente Luca Catone potrebbe dare adito a diverse interpretazioni. Ho avuto dei problemi in passato. Lo immagino, lo immagino. Mi dica il nome dei suoi genitori? I miei genitori si chiamavano Gianca Catone e Checca Catina. Cos'è stato? Un colpo di fulmine? 54 anni sempre uniti sono stati. Vabbè, meno male che non li ha sciolti mai nessuno. Vabbè, da quello che lei dice immagino che per i suoi genitori io possa scrivere... Fu. Cioè fuggi, io rimango qua. Da quello che lei ha detto, immagino che io per i suoi genitori posso scrivere che sono passati a miglior vita. Voi mi hanno fatto a terra per ciglieri. Senta, si esprime in italiano per cortesia. Sì, ecco. Vabbè, voi che hanno fatto zolle per i legumi. Andiamo avanti. Sì. Senso lato. Ah, in senso lato? Direi. In senso lato, in senso metaforico. Andiamo avanti nella questione, rimanendo fermi lì, sul posto. Che diamine. Sesso M. Non mi conosci il DDM? C'è certo. Qua XL. Senta, per favore, non trascendiamo, non trascendiamo. M sta per maschio, F sta per femmina, dunque lei è M. Sì, M. Però te costi, tra parentesi, scrivi XL che non si sa mai, eh? Sì. Lei è celibe? Dipende. Da cosa? Ci stanno paese mio, tutti mi conoscono. Ehi, Luca, ciao, Luca, ci sto fuori paese, non mi sapete di vedere, no? Lei confonde celibe con celebre. È sposato? Ragazzi, non si crede che sono sposato. Da dove lo dovrei vedere? No, dalla filosofia della persona, no? Si giri un pochino, pezzi al culo, sposato. Sua moglie come fa? Queste cose non c'è scritto da dire. Semplice domanda, sua moglie come fa? Come fa? Casi come non picca grossa, io la ribalto su lente e poi mi ho desuso quel nuovo. A me non interessano questi particolari, cerchi di capirmi, sua moglie come fa, oppure, sua moglie come faceva da signorina? Era ne imparata una tattica, suo padre la mandava a prendere l'acqua con l'orsuro, e io la sfattava nel scritto, e poi non in indiana, esci morto! E ci fichi di danno, scintilla! No, dico, la chiamerà in qualche modo la sua signora? Dipende. Da cosa? Ci sta lontana, ci sta vicina. Perché se sta lontana come la chiama? Oh, ecco! E se sta vicina? Oh, per qua.
Lei più semplicemente mi dovrebbe dire il nome e il cognome della sua signora. Ah, lo davvero ignorante questo. Io sono ignorante. E mia moglie è donna? Sì. Nome e cognome. L'italiano sallo, bello mio, eh? No, va bene. Va bene, mi dica la nome e la cognoma della sua signora. Noma Sina, ecco, cognoma Cessa. No, scusi, che nome è Sina? Sina da Teresa, no? Ah, ho capito, Teresa. Teresina. Sina Cessa e Luca Catone. Presenti, noi siamo... Dio li fa e poi li accoppia, hai visto? Che destino. Vabbè, vabbè, la lasciamo perdere. Mi dica, lei ha prole? Mia moglie che ultimamente c'ha sempre le caldaie. E dorme con le finestre scanassate, tutti chiusi le persiane almeno, niente, tutto aperto! E c'ha se prule sui mobili, antenna, chilo di prule c'è a casa mia. Come faceva a sapere che c'è la prule a casa mia? Prole? Figli? Figli prole? No. Prole? Figli? Figli e prole? Prole, figli, figli e prole, prole, figli, figli e prole. Va, che fa? Si mette a ballare. Chiama nell'ufficio pubblico, si contenga per cortesia. Mi dica, ha prole? Sì, due prole e uno provolone. Certo, la mortadella la diamo noi gratis. Va bene, va, abbiamo quasi terminato. Mi dica, l'ultimo lavoro da lei svolto? Sì, io lavoravo molto, Sì, cacciatore. Ah, però, lei è un uomo di fatica. Come te permetti? Ho detto, ah però, lei è un uomo di fatica. Ancora insisti. Tolgo di fatica? No, uomo a togliere. E che ci metto? Ciuccio. Ciuccio di fatica. Sì, guido ciuccio. Ha detto che faceva il cacciatore? Sì. Cosa cacciava? Lepri? No, no. Cinghiali? No, no, no. Bisogni? None, none. Quaglie? None. E che cosa cacciava? Leoni, tanti. Ah, vabbè, ma allora lei fa i safari in Africa. No! Ho capito, in India? No, 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 no. In Australia? Leoni, leoni, leoni. In Cina? No. In Giappone? No. E dove li caccia sti leoni? A Specchia, quello. Senta, a Specchia non ci sono mai stati leoni. Ma perciò sto senza fatica io? Lei se ne deve andare, forza, se ne va, perché veramente... Ah, sì.